Buonasera amici telespettatori, bentrovati a una nuova puntata di Ospiti di Antonella. Questa sera vogliamo andare ad esplorare un territorio che piace un po' a tutti, che è quello enogastronomico. E parliamo del 1931 e di un nonno Edoardo che cominciò con i primi esordi della cucina, per poi arrivare al 1960, e vi dico un nome che forse vi ricorderà qualcosa, Ferdinando Juanetto e la moglie Isolina. Amici telespettatori, abbiamo il piacere di avere come ospite il figlio di Ferdinando, che è Andrea Ivan Juanetto. Buonasera Ivan. Buonasera cari amici, buonasera Antonella, buonasera Daniele, buonasera a tutti. Grazie per avermi dato l'opportunità di essere qui con voi questa sera e di, diciamo, raccontare un pochino quella che è la storia della mia famiglia, della trattoria da Nando. E hai detto giusto, Ivan, perché oggi non sei tu in verità l'ospite di Ospiti di Antonella, ma è proprio la trattoria da Nando e noi siamo qui a casa tua, nella trattoria da Nando a Mortegliano, uno dei fiori all'occhiello, dei tanti fiori all'occhiello dell'enogastronomia così fantastica del Friuli Venezia Giulia. E Antonella ha detto bene la storia, la nascita di questo posto, luogo frequentato da tantissime persone, grandi, piccoli, ricchi, poveri, per tutti sempre la possibilità di stare bene con un calice o con qualcosa di più assieme a chi ha gestito negli anni questa trattoria. Qual è il tuo primo ricordo di te piccolino e di questa trattoria da Nando, Ivan? Grazie Daniele di darmi questa opportunità. Hai già detto tante cose che mi hanno veramente rallegrato e messo allegria. Il mio primo ricordo è quando mio padre e mia madre di sabato e di domenica, sabato dopo pranzo perché mio padre lavorava da Morsutti anche la mattina, venivano in questo posto e a mano scavavano la cantina della trattoria da Nando. Ecco, questo è il primo ricordo. Per me era un gioco. Venivo in questo posto, avevo 4 anni e mezzo, 5, mi portavo la merenda ed era veramente un gioco. E quello che è il segreto, credo, di tutto quanto è proprio che questo gioco è durato più di 60 anni. E dura tuttora con una gestione che passa dal nonno fino ai nipoti, attraverso appunto i figli, attraverso la tua encomiabile simpatia. Dura tuttora perché quando si decide di venire qui è un sorriso. È un'immediata sensazione di andiamo a mangiare bene, a bere bene, ma anche e soprattutto a stare bene. Qual è il segreto del far stare bene i propri clienti? Il piacere, come ti raccontavo prima, è iniziato a 4 anni. Il piacere di arrivare in questo posto è il piacere di donare piacere, di donare emozioni. Ecco, quando non ci sarà più il piacere di dare emozioni, io credo che sarà giunta l'ora di chiudere la trattoria da Nando. E quindi questo è un sentimento che, diciamo, ha pervaso tutta la mia vita e quella dei miei collaboratori, di mio fratello, di mia madre in primis, di mio padre e adesso devo dire dei figli e dei nipoti che stanno portando avanti, anche se in quest'ultimo periodo con difficoltà, ma stanno portando avanti con gioia questo progetto che è iniziato col nonno Edoardo nel 1931 alla trattoria La Corona, dopodiché all'albergo centrale di Mortegliano, che poi è diventato albergo, ristorante, trattoria, commercio, dove c'era il ritrovo di tutti i commercianti della zona. Ricordo che il mercoledì c'era l'asta delle mucche, l'asta dei bovini e quindi c'era da mio nonno Edoardo il ritrovo di tutti questi personaggi. Poi nel 60 mio padre Ferdinando, dopo aver sospeso l'attività del ristorante al commercio, si è messo con mia madre a fare la trattoria da Nando. Ecco, abbiamo cominciato come la trattoria di paese, dove si riunivano
tutti i contadini della zona. Io ricordo che quando andavo a scuola o all'elementare o alla media c'era una ressa di clientela già presente, perché andavano a portare il latte in latteria, dopodiché o prima si fermavano a bere il caffè, a bere il distimin di Schnappe, a bere il filistrin o la tagliade, e tutto questo fa parte di un retaggio storico che non posso dimenticare. Dopo di lì siamo passati al campo di bocce, Antonella, siamo arrivati diciamo a quello che subito dopo, nei primi anni 60, 65, 66, la richiesta di mercato era di fare un po' di cucina. Allora mia madre iniziò nel 66 a fare un po' di cucina per i viandanti, diciamo, perché in quella volta c'erano molti camionisti, c'era l'edilizia che chiedeva questo tipo di cucina giornaliero quotidiano. Ecco, un'altra cosa che ricordo benissimo, allora c'era la Cogolo, ti ricordi? Come no? La Cogolo, un'impresa molto grande. Le concerie. Ecco, le concerie avevano migliaia di operai che al mattino c'era il cambio alle 6 e quindi quelli delle 5:30 si fermavano a bere il caffè, quelli che rientravano invece alle 6 si fermavano a bere o il taglietto o la grappa. Prego, Antonella. Parliamo un po' di Ivan, perché parliamo della tradizione, tra l'altro poi ricordiamo che nel 1990 viene rinnovata tutta il ristorante, la struttura viene ampliata, creata anche una locanda con 12 camere, quindi ricordiamo che qui si può mangiare, bere bene e anche fermarsi a dormire. Ma parliamo di Ivan, quindi la tradizione del papà Ferdinando e della mamma Isolina che Ivan vuole reinterpretare e dare un tocco distintivo comunque alla tradizione, perché tu sei l'ispiratore in cucina che guida un po' lo chef con le tue idee, che poi sai anche raccontare molto bene quando vengono presentate al tavolo. E sei un po' come il pittore che ha astratto di una tela un po' classica, vogliamo definirti così. Cosa ti piace di più, cosa ti ispira di più, cosa preferisci mantenere e cambiare? Ma diciamo che negli domanda anni... Domanda difficile, Ivan, domanda sì, difficile, domanda vediamo la risposta adesso. Ma diciamo che veramente è stato un crescendo di attività, no? Adesso qualcosa anche si confonde negli anni nella mia mente, perché sono state tante cose, abbiamo ampliato 2-3 volte il ristorante, abbiamo costruito questo piccolo alberghetto, diverse sale riunioni, la dependance e poi la cantina e l'accettaia, che sono due cose che mi hanno coinvolto tecnicamente parecchio, ecco. Poi quello che mi è sempre piaciuto è seguire le orme di mia madre, no? Lei aveva un pollice verde, tutto quello che toccava dava dei risultati incredibili. Ma quello che mi è sempre piaciuto è stato il contatto con le persone, il contatto con la gente e la proposta del territorio, con una ricerca instancabile di tutti quei prodotti e del tutto personale, devo dire, anche di tutti i prodotti che sono i prodotti tipici del territorio friulano. Per dirti, ieri, non è lunga, Antonella, sono stato a raccogliere del radicchio di monte, quindi ancora queste cose a 66 anni compiuti mi affascinano. Ed è questo che voglio mantenere, che sarà il progetto del Friuli, del futuro, scusami, Daniele. Quale progetto? Quello del territorio, di valorizzare in tutti i modi il più possibile il territorio, perché penso che solo attraverso la conoscenza in sala e in cucina si può dare grande valore ai prodotti del territorio. Se anche non è... perché, Ivan, noi quando parliamo di prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia parliamo giustamente di tre enormità, come il prosciutto di San Daniele, il formaggio Montasio e i nostri vini bianchi, i migliori al mondo, non ce n'è per nessuno. Questo sia detto, ripetuto e sottolineato, non ce n'è per nessuno. Ma dopo queste tre realtà c'è un'infinità di ulteriori altri prodotti agroalimentari, un'infinità.
Daniele, hai ragione, tocchi diciamo un tasto importantissimo, perché dopo questi tre capisaldi che tu hai toccato e che vanno difesi strenuamente proprio così, ma c'è una miriade, rivoli incredibili di prodotti che nascono dietro le spalle o davanti a questi prodotti e che vanno tutelati, vanno proposti, e in questo la sala, il ristorante e le loro capacità devono essere aiutate dai produttori. Produttori che devono creare dei prodotti di nicchia particolarissimi, perché altrimenti la distribuzione attuale, la globalizzazione sicuramente ci mettono in difficoltà. Assolutamente. E distruggono i nostri prodotti, che non, perché se i nostri prodotti non trovano, al di là di un consumo locale, anche un come posso dire, uno sbocco, all'esterno, è difficile. Ecco che quindi la ristorazione e l'albergazione diventano fondamentali per far conoscere all'estero e a un portafoglio più ampio di clientela, altrimenti ci fermiamo. E ci fermiamo, ma ci fermiamo tutti. È inutile quindi fare i furbetti, dobbiamo dare attraverso la conoscenza tutte le spiegazioni possibili sui nostri prodotti, dobbiamo parlarne. Ecco che negli ultimi periodi, per esempio, la sala Antonella ha preso più spazio di quello che aveva ed è diventata importante, oserei dire, tanto quanto la cucina, perché la sala deve raccontare quello che viene fatto in cucina, come viene trasformato un prodotto e la sua valenza. Quindi, ragazzi, in cucina impegniamoci, ma ragazzi, impegniamoci tantissimo in sala. Conosciamo tutti i prodotti merceologici della nostra regione, che sono tanti, tantissimi, e vanno scelti uno a uno. Daniele, veramente mi fa piacere essere qui con te oggi e con Antonella, perché vorrei dire quasi una supplica di dire e di raccontare quello che stiamo dando ai nostri avventori, clienti. E hai perfettamente ragione, Ivan, cosa che va fatta con il sorriso, perché se noi raccontiamo le nostre cose, come viene fatto qui da Nando, con il sorriso, con l'accoglienza del ospite, ecco, abbiamo fatto bingo. E questo assolutamente qui da Nando c'è. Esiste, a Mortegliano questo viene fatto. Grazie Daniele, hai ragione, siamo già diciamo in questo periodo pieni di problemi e quindi il sorriso e la gioia va raccontata in diretta. Infatti tu sei l'emblema del sorriso, dell'accoglienza, accoglie i propri ospiti sempre con un sorriso, con un benvenuto. Abbiamo parlato un attimo della cantina che poi andremo a visitare. Quante bottiglie ci sono adesso? Ho perso un po' il conto. Bottiglie anche molto datate, quindi molto preziose, e solo una minima parte italiane, perché ce n'è moltissime straniere. A che numero siamo arrivati, Andrea? Ma guarda, diciamo che in cantina sono presenti probabilmente più di 100.000 bottiglie. Grazie a Stefano, mio nipote, devo dire che ha fatto un'operazione incredibile, ha codificato un po' tutta la cantina, quindi ce l'abbiamo sul computer, basta schiacciare un bottone perché esca il numero corretto, che ribadisco è attorno a 100.000, di cui 30-35.000 datate, importanti, che mi affascinano, talvolta anche andare solo 5 minuti, Antonella, in cantina, toccare questi gioielli, queste preziosità, scusate questo feticismo, ma veramente mi appaga. Daniele, i feticismi sono questi, vanno benissimo. Ecco, grazie. Daniele, dico una cosa, quello che mi ha meravigliato di più in questi anni è la crescita di vini, anche di aziende normali che forse non avevano costruito i loro vini in Friuli
perché durassero così tanto nel tempo, ma devo dire che i vini friulani, tu dicevi i bianchi, e sono d'accordo sui bianchi, ma anche i rossi, ci hanno dato delle soddisfazioni incredibili nel tempo. Devo dire che siamo cresciuti parecchio in questo ultimo periodo e quindi l'idea di bere un vino giovane, di stagione, mi va benissimo, continuiamo su questa rotta perché dietro c'è un lavoro, c'è un commercio, ci sono dei capitali. Però, dico, se avete la localizzazione giusta, la cantina giusta, come noi, tre piani sottoterra, dove la temperatura è costante, dove la luce non c'è, devo dire che bravi, bravi produttori friulani, siete molto cresciuti nell'ultimo periodo. Abbiamo visto finora della Trattoria d'Anando il passato, la storia e il presente. Ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria per poi parlare ancora di presente, ma soprattutto di futuro. Non ci sarà più Ivan, ma ci sono i successori di Ivan e quindi con loro parleremo appunto di futuro. Ma prima di questo, Ivan, a 66 anni, qual è il tuo sogno nel cassetto? Ma guarda, devo dire Antonella, Daniele, grazie per questa possibilità che mi avete dato. Credo che il sogno nel cassetto è che i ragazzi che verranno dopo di me e di Sandro, cioè i due nipoti e i due figli, trovino un accordo, che vadano d'accordo, che chiariscano l'organigramma aziendale, a ciò che possano continuare nel tempo come abbiamo fatto io, mio fratello, i miei genitori, me Mari Isuline e me Pari Nando. Grazie Antonella. Un attimo solo, se me lo concedi, anche Francesco Tonizzo, ma da donna che ama cucinare velocemente, mi dai una ricettina per tutte le amiche a casa, veloce veloce, estiva, un abbinamento con svuota frigo, con le piccole cose che possiamo fare, tu che sei così artista, chef artista. Allora, subito devo dirti una cosa, per esempio, devo dire, non è proprio estivo, ma il frigo serve a pulire il frigorifero, è inutile la cipolla, la patata, le varie stagionature del formaggio, la crosta del formaggio e tutte queste cose. Questa è una ricetta a vuoto frigo. Un'altra cosa, un'insalata di mare, è un'insalata di mare che si può fare con qualsiasi cosa, cotta, cruda, non so, con un gran bel bicchiere di vino bianco. Infatti era questo. Abbiamo trovato la quadra. Che ti volevo chiedere. Bene, molto bene. Grazie Ivan, grazie per questi consigli. Un attimo di pubblicità, ci rivediamo tra poco. Restate con noi. Quella che raccontiamo è una storia d'amore. L'amore di un uomo per la sua città, Padova, e per la donna della sua vita, Italia. Questa è la storia di Enrico Olivieri, un padovano doc che dopo gli anni difficili della Grande Guerra ha voglia di guardare avanti. È un grande sogno creare una birra dal carattere autentico come quello dei suoi concittadini. Una birra di cui innamorarsi al primo sorso, come lui si è innamorato di Italia. Nasce così nel 1919 l'Italia Pilsen. Dal cuore della città, piazza Insurrezione, dove tutto ebbe inizio, al cuore dei padovani. Il gusto di Italia Pilsen racchiude tutto il gusto di un'epoca. All'epoca Italia Pilsen veniva prodotta in tini aperti e distribuita in botti di rovere. Dai porti della vecchia fabbrica in centro a Padova, l'aroma di malto appena tostato e il profumo della fermentazione si diffondevano per la piazza e la avvolgevano completamente. E ci sono padovani che se lo ricordano ancora questo profumo. Italia Pilsen torna per chi l'ha amata e per chi vuole assaporarla per la prima volta. Una Pilsen di puro malto, non pastorizzata, per preservare intatto tutto il sapore e la freschezza della birra appena fatta. Un gusto ricco e distintivo, frutto di un'accurata selezione dei luppoli delle varietà più pregiate e di un processo di lenta fermentazione a bassa temperatura. I padovani sono persone a cui piacciono le cose semplici, fatte bene.
come Itala Pilsen, che ha il gusto ricco e autentico delle birre stile Pils. Non è pastorizzata perché ho voluto far provare a tutti lo stesso gusto che provo io quando l'assaggio subito dopo averla fatta. Perché se la ricordo sarà un piacere tornare ad assaporarla. Per i più giovani che non conoscono Itala Pilsen e la sua storia sarà una piacevole scoperta. Sul gusto e la qualità di Itala Pilsen ci ho messo la firma. Certe storie d'amore non finiscono mai, perché la passione si rinnova, sorso dopo sorso, cotta dopo cotta. Itala Pilsen, Padova, dal 1919. Benvenuti nell'era del post digitale, dove like, tweet, share sono comuni azioni della nostra vita quotidiana. Ci svegliamo, ci loghiamo e iniziamo la giornata. È vero, la tecnologia ci ha semplificato la vita, ma forse l'ha resa un po' meno intima, anche se non deve essere per forza così. Noi di Randstad, infatti, crediamo nelle connessioni reali, quelle che vanno oltre i dati e gli algoritmi, quelle che si basano su empatia, intuizione, istinto. Per questo all'innovazione tecnologica uniamo sempre la passione dei nostri professionisti. Per creare una connessione che sia umana, come quella che c'è tra due persone che parlano davanti a un caffè. Per andare al di là di un curriculum o di un annuncio di lavoro. Per comprendere il cuore e l'anima di un'azienda. Per spingere i nostri candidati e i nostri clienti ad andare sempre oltre. Human Forward. È questo il progresso che ci porterà a realizzare tutto il nostro potenziale. Perché non è un lavoro a definire chi siamo, ma è ciò che siamo a definire il lavoro che facciamo. Randstad, Human Forward. Buonasera, siamo di nuovo in linea con ospiti di Antonella e dopo Ivan della Trattoria Danando passiamo alla generazione successiva e alla figlia Giulia. Ciao. Buonasera Giulia. Buonasera, grazie. Benvenuta. Grazie a voi. Allora, la domanda mi sorge spontanea. Abbiamo parlato della tradizione, della storia della famiglia, parliamo del futuro. Così come primo acchito, la trattoria Danando dove sta andando? Che progetti ha imminenti e anche nel futuro più lontano? Ma diciamo che la trattoria Danando segue quella che è la tradizione e non si può perdere questa strada. Sicuramente sta guardando avanti. Io e i miei cugini in questo caso stiamo un po' riammodernando quello che è non solo proprio la struttura del ristorante, ma quella che è la struttura dei piatti e quindi proprio quello che tutti gli ospiti in questo momento e nel futuro troveranno proprio venendo a trovarci. L'abbiamo fatto accogliendo nella nostra casa delle persone nuove e l'abbiamo fatto un po' cercando noi di innovarci e cercando di seguire quella che è la richiesta del mercato. Ecco. Quindi una brigata nuova, quindi nuove idee, nuovi personaggi che si destreggiano allo staff che era presente prima. Vogliamo invece passare a un altro... A Sandro. Intanto io ti devo dire però, Antonella, che quando prima con Ivan dicevo del sorriso della trattoria Danando, io avevo in mente Giulia. Dopodiché tu mi hai relegato qui con tre omaccioni, ma va bene lo stesso, ci sta bene lo stesso, sì, vero Sandro? Volevo difenderla. No, ma... Le donne contro un mondo di uomini. Comunque perderemo. Ecco, non c'è alcun dubbio. Comunque il sorriso di Giulia è qualcosa di fantastico, questo lo voglio sottolineare. Sandro, Acetaia, che cos'è l'Acetaia della Trattoria Danando, l'idea e il futuro di questa splendida realtà? L'idea è partita tutto da quello che è sotto qui. Da Ivan. Sì, ecco. Perché lui non... Che è tuo fratello. Sì, purtroppo è mio fratello, sì. Io sono... È partita da lui perché quando apri bottiglie importanti dici... Perché dobbiamo buttarle via nel lavandino di qua o di là? Prendiamo una botte e le mettiamo là, le conserviamo. Al limite cosa fai? Condisci
condisci il radicchio e mangi il radicchio con delle bottiglie molto importanti. E da lì è partito negli anni passati l'idea di Ivan di fare l'aceto di vino rosso per condire l'insalata, e dopodiché ci è venuta in mente di aumentare le barrique e di fare questo aceto balsamico, che è nato così per caso, ecco, tutto lì. Noi lo facciamo per divertimento, perché ci piace una cosa nostra e perché ci piace a noi, tutto lì. Però adesso state ottenendo dei risultati di non poco conto anche a livello internazionale. Senza sapere, grazie a un nostro amico di Modena abbiamo partecipato a dei concorsi, senza sapere, appunto, perché lui ci ha fregato un litro di aceto, l'ha messo in concorso e dopo è arrivato qua e ci ha presentato questo diploma. Siete arrivati primi nel concorso e gli ho detto: bene, adesso paghi tu da bere e tutte queste cose qua. Assolutamente. Sandro, parliamo anche di un altro aspetto, perché le vostre facce, i vostri visi, i vostri sorrisi spesso si vedono in giro per il Friuli e anche oltre il Friuli. Perché? Perché fate anche il catering, fate anche un servizio di catering importanti, matrimoni, banchetti, servizi di vario tipo. Ecco, cosa significa per voi questo tipo di servizio? Questo tipo di servizio significa per noi tanto lavoro. Tanta dedicazione a questo servizio per dare quello che un cliente, quando viene da noi, lo trova anche al di fuori di quello che può essere la trattoria da Nando, e quindi cerchiamo di mettere tutti noi stessi, sia col sorriso e sia col servizio, all'esterno. Antonella, puoi chiedere a Giulia, proprio sul catering, la differenza tra il lavoro qui in sala Mortegliano, in trattoria da Nando, e il lavoro invece che si svolge fuori? Qual è la differenza? Qual è il vostro impegno? Come voi vi ponete? Ma allora, come noi ci poniamo, in realtà è lo stesso modo in cui ci poniamo qui in ristorante, no? Quindi l'accoglienza, il sorriso deve essere lo stesso, anzi. Quando noi ci troviamo in una situazione al di fuori di quella che sono le nostre quattro mura di casa, chiaramente non dobbiamo trasparire qual è in realtà la difficoltà organizzativa, perché chiaramente andare a fare un lavoro fuori casa è un dispendio di energie molto maggiore. Questo perché chiaramente non abbiamo gli spazi e i materiali che abbiamo a disposizione qui in casa e che dobbiamo trasportare e ricreare in una situazione che non è agevole, diciamo, come quella che normalmente sfruttiamo. Quindi sicuramente le difficoltà sono quelle di ricreare un ambiente confortevole e adatto ad ospitare gli eventi, le cerimonie o qualsiasi cosa si tratti, e riuscire ad essere sempre noi stessi anche al di fuori delle nostre quattro mura di casa, chiaramente. Grazie Giulia. E io volevo chiedere a Giulia sempre, c'è un cambiamento adesso anche nella qualità del servizio, quindi la sala. Il cliente diventa sempre più esigente, bisogna accontentarlo non solo a livello qualitativo, quindi con dei prodotti eccellenti, ma anche a livello del servizio. Vuole essere coccolato. Come è cambiato adesso il cliente? È vero che è diventato più attento ed esigente in questo senso? Beh sì, indubbiamente il cliente è diventato più esigente, ma forse l'abbiamo fatto diventare noi più esigente, perché coccolandolo molto. L'abbiamo sempre coccolato e di conseguenza dobbiamo riuscire a dargli sempre qualcosa in più. Io credo che la qualità della materia prima, del cibo, le persone in questo momento riescano a trovarle anche a casa, ecco, diciamo così. Quello che l'ospite forse vuole, uscendo e venendo alla trattoria da Nando, è vivere un'esperienza e passare delle ore diverse rispetto a quello che magari passerebbe in altre situazioni. Quindi il fatto di essere presenti, come hai detto tu, di coccolarli, di stare con loro, di stupirli sempre in qualche modo, non solo in quello che trovano in piatto, ma anche nel modo, ecco, di essere accolti, è quello che credo che le persone ricerchino e
spero che ritrovino da noi, ecco. E infatti quello che qui si riesce a rivivere sono proprio esperienze, non solo semplicemente un pranzo o una cena, quindi vere e proprie esperienze di degustazione ma anche di servizio. Io non so perché, ma qui ho Stefano e Leonardo, esatto, che non vogliono essere intervistati da me, hanno detto noi non vogliamo Antonella, mi dicono vogliamo Antonella, non capisco perché, Francesco mi ha messo il cavo un po' troppo corto, non ce la fai, allora vado io. Purtroppo passare. Parliamo di cantina, parliamo di vini con Stefano, parliamo appunto, ci ha detto prima lo zio Ivan nella prima parte della trasmissione, che è un numero incalcolabile ormai di vini, però una codificazione col computer, un lavoro certosino, ti ha fatto mille complimenti. Ecco, ci vuoi spiegare un po' come tieni la cantina della trattoria? No, niente, la cantina è suddivisa in più zone, quindi è abbastanza facile la gestione. Divisa ovviamente per territorio, abbiamo un occhio di riguardo per il nostro territorio friulano, principalmente con i vini bianchi, e dopo per i vini rossi il grosso lo fa il Piemonte, la Francia e la Toscana. Ecco. Dopo ovviamente cerchiamo di tenere qualcosa un po' di tutte le regioni italiane e qualche nazione straniera, oltre alle più conosciute come Spagna, Francia, Portogallo, Argentina, si trova qualcosa di molto strano fino a Libano e Armenia, dove nasce la vite. Io prima ho detto con Ivan, i vini bianchi del Friuli sono i migliori al mondo. Mi confermi o mi smentisci? Dio, sicuramente hanno un ruolo importante. Al mondo è difficile dirlo, c'è la concorrenza sempre della Borgogna, ma in Italia sono sul podio. Sicuramente. Bene, bene. Senti, prima Antonella ha chiesto una ricettina svuota frigo, non so che cosa intendesse a Ivan. Io ti faccio una domanda più seria. Il vino giusto per conquistare una donna? No, a me mi hanno insegnato sempre una giacca bianca, una rosa rossa e una bottiglia di Chateau Margaux. Perfetto, vedi che cosa, ecco qua. Te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo, da uno così ben messo, no. Hai visto tuo figlio. Senti, facciamo un cambio perché i cavi sono corti, fammi venire qui Leonardo. Allora, com'è? Finora come siamo andati? Bene? Abbiamo detto tutto giusto, tutto sbagliato? Volevi correggerci qualcosa? Assolutamente niente, sono d'accordo con tutta la mia famiglia, soprattutto sulla giacca bianca di mio fratello. Ti ho visto molto interessato, ti ho visto a seguire tutte le varie cose. Andate d'accordo tra di voi o qualche volta c'è un po' qualcosina che magari bisognerebbe smussare, eccetera? Siete in tanti? Siamo in tanti, si va d'accordo, si baruffa, ma dopo mezz'ora, un'ora si è come prima. Si apre una bottiglia. Quello anche da solo lo farei, non è un problema, però comunque se hanno portato avanti questa azienda per tutto questo tempo in due, vuol dire perché si ha un fine comune e quindi l'importante è andare d'accordo. Poi ci sta a litigare. Certo, certamente. Diciamo ancora questo, nel futuro della trattoria da Nando, che cosa vedi? Tanto lavoro, spero, e tante belle cose. E questo è l'augurio che facciamo a tutti. Non possiamo però non concludere con un riferimento all'attualità, un'attualità che ci vogliamo tutti lasciare alle spalle per svariati motivi. La pandemia Covid è stata ed è una situazione di grande difficoltà, anche voi l'avete vissuta e anche con, io credo, il dolore, uso questa parola, di dover chiudere, di non poter più lavorare. Ecco, e come ne siete venute fuori, come ne state venendo fuori? Siamo in luglio, siamo con la bella stagione, voi tenete aperto tutto il mese di luglio, quindi c'è la possibilità di venire, come ne state venendo fuori? Ma cerchiamo di venire fuori alla grande perché ci piace esprimere il nostro sorriso e la nostra accoglienza e quindi di conseguenza aspettiamo tutti quelli che vogliono venire da noi, tutto lì. E veniamo fuori, c'è difficoltà per venire fuori col lavoro e con la intensità e con il voler fare, qualcuno riesce e quindi cerchiamo di riuscire a venire fuori di questa situazione qua.
Chiudiamo in bellezza con Antonella e Giulia, vai! Il desiderio è comunque tanto di ricominciare a vivere, di vivere anche un giardino come questo, molto bello. Voi anche fate degli aperitivi, non è solo il ristorante da Nando, non è solo cena o pranzo, ma anche per un semplice aperitivo con degli stuzzichini. Voi siete aperti dal martedì alla domenica. Dal mercoledì alla domenica. Con orario continuato, quindi un suggerimento, chiedo a te, l'aperitivo che voi consigliereste a una coppia che viene a degustarlo qui velocemente? L'aperitivo è sempre un buon momento, che poi magari sfoci in una cena, in un pranzo, potrebbe essere sempre interessante, che sia durante la settimana o il fine settimana, è sempre un bel momento. Il nostro giardino è sempre aperto ad accogliere, come abbiamo detto, sia cene di degustazione che aperitivi, che momenti un po' più formali o informali. Diciamo che dopo questa pandemia, ecco, abbiamo riscoperto un attimo questo spazio che utilizzavamo solo per gli eventi e per le degustazioni, e che invece adesso si è trasformato nel nostro ristorante momentaneamente. Complice forse il tempo che è molto buono in questo momento, sì, forse per il mese di maggio non è stato proprio così, ma insomma dai. E questo comunque ci ha permesso, ecco, di essere la nostra dinamicità, i giovani, e questo momento in realtà ci ha fatto riscoprire, ecco, anche spazi dell'azienda che magari non erano noti a tutti, e che quindi ci portano a un lavoro diverso, e siamo sempre aperti a qualsiasi novità. Benissimo. Quindi Trattoria da Nando non solo per il pranzo e la cena, ma anche per i giovani, per un aperitivo, per una piccola degustazione. Quindi purtroppo ci dobbiamo lasciare, abbiamo la bottiglia che ci aspetta. Bene, merito suo. Ringraziamo tutta la famiglia per questa accoglienza che sempre è splendida. Sono tutte delle persone davvero col sorriso, non solo quando lavorano, ma anche durante la giornata e anche nei momenti come questi. Grazie, saluto te Andrea. Mandi Ivan. A tutti e venite a trovarci, che vi aspettiamo, come abbiamo sottolineato, col sorriso sulle labbra. Grazie Mandi, a Giulia, mandi. Grazie, grazie mille, a presto. Mandi, alla prossima. Arrivederci. Ciao.